Le ragioni sono essenzialmente due. L'uno, quello di aprire in Italia un movimento di massa per costruire un'alternativa di politica economica e sociale alle politiche monetariste che hanno aggravato drammaticamente con i problemi della disoccupazione e hanno aperto una vera e propria crisi sociale mentre cresceva l'economia. L'altra è di dare forza e ossigeno a un'alleanza politico-elettorale tra il centro-sinistra e la Fondazione Comunista per battere le destre, che in Italia sono pericolose. Occupazione, questa senza il nuovo Partito Comunista. Ci vai se non stai con gli conquista. Il nuovo Partito Comunista. Evviva il comunismo e la libertà, ma via, il comunismo non è un'utopia. Delle donne